Abbiamo l'onore appunto di ospitare il professor Giuseppe Richieri, professore emerito presso l'Università della Svizzera Italiana, ehm, che l'ha visto mh, particolarmente attivo eh, su due fronti che sostanzialmente rispecchiano anche eh, le finalità di questo ciclo seminariale: ovvero, da una parte, lo studio sistematico dei media una prospettiva. Di politica economica e dall'altra parte anche un interesse molto marcato che ha caratterizzato i suoi ultimi 20-25 anni di carriera mh, presso la Repubblica Popolare Cinese, eh, sempre all'interno della sua attività eh, scientifica presso l'Università della, della Svizzera Italiana, per cui è stato eh, fondatore e direttore dell'Istituto Media e Giornalismo, ma aspetto più ancora in linea con eh, le finalità di questo seminario. Nel 2006 ha fondato. Il China Media Observatory, uno dei pochi centri in Europa che studiano in maniera sistematica gli sviluppi del sistema mediatico europeo. Nel corso della carriera il professor Di ha sviluppato anche diversi contatti scientifici e professionali con i più prestigiosi atenei dell'università cinese, eh, menzioniamo tra tutti il primo, nel, sempre nel 2006, con la Communication University of China, ma ha anche stilato diversi progetti di ricerca finanziati dal Sino-Swiss Science and Technology Cooperation Program, che hanno visto la collaborazione della prestigiosa Accademia delle Scienze Sociali. E anche, questo um, riguiero, è anche PhD Supervisor presso la Communication University of China, e dal 2018 è anche membro del Comitato Accademico Internazionale delle Facoltà di Giornalismo e Comunicazione della Shanghai University. Uh, da un punto di vista della produzione scientifica, il um, professor Righiere, oltre ad aver stato il fondatore di. di gioco e riviste accademiche nel campo della comunicazione eh, delle scienze della comunicazione tra cui Media Culture and Society e Problemi dell'Informazione, è stato anche il, uno dei fondatori di uno dei giornali di riferimento più importanti per quanto riguarda eh, a livello internazionale per quanto riguarda lo studio dei media cinesi e infatti anche nell'editorial board di Global Media and Communication. A tal proposito eh, mi preme sottolineare L'importanza di uno dei suoi più recenti eh, articoli, eh, che è stato appunto suggerito anche in vista della lezione, dell'intervento del, dell odierno, che è Global Film Market Regional Problems, eh, pubblicato sempre per Global Media and Communication, che vanta già oltre 20.000 download ehm, a livello, a livello, a livello del, del sistema di questa rivista. È con grande piacere che lascio eh, la parola al professor Richieri. Ehm, augurandovi buon ascolto e auspicando una ricca interazione dopo i 45 minuti della sua, del suo intervento. Grazie ancora. Grazie per questa presentazione troppo magnificante della mia carriera e passo subito a dirvi eh, a grandi linee di cosa parlerò. Intanto farò una rapidissima premessa sugli aspetti economici del cinema per sottolineare la sua importanza dal punto di vista culturale ma soprattutto dal punto di vista economico a livello internazionale. Poi passerò a mettere in evidenza la posizione che l'industria cinematografica cinese ha nel mercato globale del cinema perché il cinema come voi probabilmente sapete è il prodotto culturale che ha diciamo, la dimensione globale più importante, perché oggi quasi tutti i produttori cinematografici, quando producono un film, pensano subito a come eh, realizzare un film per non il mercato nazionale, per un mercato veramente globale. Poi metterò in evidenza quali sono state a grandi linee le fasi principali di sviluppo dell'industria cinematografica cinese. E quali sono in particolare, quali sono stati i fattori economici, politici e sociali che spiegano come mai c'è stato, negli ultimi anni, nell'ultima fase, una rapidissima crescita che ha portato l'industria cinematografica cinese alla seconda posizione a livello globale dopo quella eh, di Hollywood e del cinema americano. Parlerò poi del mercato nazionale e il rapporto tra film nazionali cinesi e film stranieri e eh, concluderò con eh, tre as aspetti che secondo me sono importanti che sono prima di tutto perché il cinema americano in particolare Hollywood da alcuni anni ha assoluto e ripeto assoluto bisogno di penetrare e di garantirsi una accessibilità nel mercato cinematografico cinese, ovvero di poter distribuire i propri film nelle sale cinematografiche cinesi. Nello stesso tempo, sul fronte opposto, perché la Cina ha e soprattutto ha avuto bisogno di Hollywood. E lo vedremo. E concluderò poi spiegando quali sono, diciamo, le aspirazioni da una parte, ma le difficoltà dall'altra dell'Europa e in particolare dell'Italia a poter entrare in sintonia e in, col in collaborazione con le imprese del cinema cinese. Allora, molto rapidamente, eh, come probabilmente voi sapete, l'industria culturale ed intrattenimento negli ultimi vent'anni ha avuto una crescita rapidissima. E oggi rappresenta uno dei settori eh, diciamo dell'economia a più rapido sviluppo e all'interno di questo eh, settore dell'economia il prodotto cinematografico è il prodotto che ha più alto valore aggiunto pensate che mediamente un film di hollywood eh, eh, costa tra i 70 e gli 80 milioni di dollari vuol dire per realizzare 120 minuti di audiovisivo si spende una cifra gigantesca e l'altro aspetto importante del film è che come dicevo prima è il prodotto diciamo più globalizzato nell'ambito dell'industria dei prodotti culturali la cosa che a noi interessa sottolineare in, questo, eh, in, in questa eh, conversazione è che nell'economia del cinema Oggi la sala cinematografica che sicuramente ha perso importanza perché oggi per esempio la maggior parte dei film spesso sono visti attraverso altri canali diversi dalla sala cinematografica che sono le varie forme di televisione, ma la sala cinematografica rappresenta ancora oggi un passaggio nevralgico di un film perché è il successo o l'insuccesso che un film ha appena è distribuito nei cinematografi che definisce il valore commerciale del film. Se un film ha molto successo, lo stesso film sarà venduto per i diritti successivi nelle varie forme di televisione a dei prezzi alti. Se invece il film è stato un fallimento, anche se è costato centinaia di milioni, questo film sarà venduto a prezzi molto bassi. Quindi noi nel confronto internazionale tra la Cina e il resto del mondo e anche le cose che diremo sulla Cina riguardano soprattutto la sala cinematografica proprio per questo elemento che la eh, caratterizza. Eh, allora, la, il primo confronto eh, che vorrei proporvi è quello che ci aiuta a capire come, essendo il mercato del film un mercato globale, Qual è la posizione dell'industria cinematografica cinese all'interno di questo mercato? E ho preso diciamo, i principali protagonisti di questo mercato. Allora, il primo dato importante riguarda gli incassi, quello che in termini tecnici si chiama box office, ovvero i soldi che entrano nelle casse delle sale cinematografiche dietro alla vendita di biglietti le sale cinematografiche incassano questi soldi le trattengono mediamente a seconda dei paesi 50% e il resto le restituiscono ai distributori e a loro volta ne restituiscono una parte ai produttori normalmente anche se ripeto le cose variano da paese a paese il produttore riceve più o meno dal 20 al 25% di, degli incassi delle sale cinematografiche. Ora, qui vediamo i dati in valore assoluto, che sono miliardi di dollari, e i trend, ovvero come sono andati gli incassi negli ultimi cinque anni. Al primo posto noi abbiamo eh, eh, una parentesi. Evidentemente io non tengo conto dell'ultimo anno in cui il Covid ha penalizzato enormemente l'industria cinematografica e le sale e quindi è un dato che non può rappresentare una tendenza. Quindi i dati eh, risalgono diciamo, al, mille, al 2019 e gli anni precedenti. Nel 2019 il primo mercato eh, a livello mondiale è stato eh, quello degli Stati Uniti insieme al Canada che rappresenta però una piccola eh, eh, percentuale di questi incassi. E il dato interessante è che negli ultimi cinque anni, quindi tra il 2015 e il 2019, questi incassi sono cresciuti solo dello 0,5%. Vuol dire che il mercato cinematografico delle sale negli Stati Uniti è un mercato stagnante, non cresce, non cresce più. Al contrario, la Cina, dove gli incassi sono stati di 9 miliardi, ed è la seconda posizione a livello mondiale, gli incassi sono cresciuti dell'8% negli ultimi cinque anni, quindi è un mercato in espansione e come vedremo ha ancora grandi margini di espansione. Tenete conto che nel 2005 gli incassi erano 300 milioni, quindi si è passati da 300 milioni nel 2005 a 9 miliardi virgola 3 nel 2019. L'Europa rappresenta dei 28 paesi dell'Unione Europea, ha incassi per 7 miliardi e addirittura negli ultimi 5 anni c'è stata una diminuzione dell'1%. Quindi, anche l'Europa è un mercato stagnante che in questo caso è diminuito, ma sostanzialmente non ha margini di crescita. L'India, che è il, terzo, il quarto mercato più importante. Eh, ha avuto i casi per 1 miliardo e 6 e anche quello è stagnante l'altro dato importante riguarda le vendite di biglietti, il numero di biglietti venduti qui al primo posto troviamo la Cina e i biglietti venduti, che sono stati 1 miliardo e 730 milioni di biglietti venduti con una crescita negli ultimi 5 anni dell'8,2% negli Stati Uniti sono stati venduti 1 miliardo 240 e negli ultimi 5 anni il numero di biglietti venduti si è ridotto, la stessa cosa in India e in Europa si è venduto un miliardo di biglietti e c'è stato un lieve margine di crescita, ma se voi dividete quel 2,7% per cinque anni vi rendete conto che ogni anno c'è stata una crescita al di sotto dell'1% che dal punto di vista economico si ritiene una crescita stagnante. Eh? Penultimo dato sono il numero di schermi, che è un indicatore molto importante della dimensione del mercato eh, e della, dei punti di, di accesso al prodotto cinematografico. In questo caso, il numero sorprendente della Cina è quello di 69.000 schermi sparsi in tutto il paese, con una crescita negli ultimi 5 anni del 30%. Pensate che nel 2007 in Cina c'erano solo 4.000 schermi cinematografici, quindi dal 2007 da 4.000 schermi si è passati a 69.000 schermi. Vediamo poi quali sono stati gli elementi che hanno spinto questa crescita. Negli Stati Uniti sono 44.000, in Europa sono 40.000, in India sono pochissimi, nonostante l'enorme popolazione, più di un miliardo duecento milioni di persone. E sono soltanto 9.000 schermi. Ultimo dato: il numero di film prodotti il più grande produttore al mondo di film è l'India, con l'unico handicap che sono film che per l'85% non escono dai confini nazionali. Quindi una produzione per il mercato nazionale. L'Europa ha prodotto. 1135 film la Cina 1000, un po' più di 1000 e gli Stati Uniti 840. Di questi 840 film soltanto 150-180 secondo degli anni sono quelli prodotti da Hollywood, ovvero dalle major cinematografiche, che sono le sette grandi imprese produttrici che sono le più grandi degli Stati Uniti e tra le più grandi del mondo. Voilà. Vediamo Rapidamente le principali fasi di sviluppo del, dell'industria cinematografica in Cina che rappresentano, diciamo, dei punti di, 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 di svolta uno dall'altro. Allora, come voi probabilmente sapete, nel periodo, diciamo, eh, della, della Cina... Di Mao l'industria cinematografica era totalmente pubblica ed era sostanzialmente uno strumento, un apparato ideologico di Stato, ovvero era uno strumento di, di propaganda politica ideologica, quindi non c'era nessuna possibilità né per i privati né per i film stranieri di entrare in quello che non era ovviamente un mercato eh, e che era soltanto uno strumento diciamo di propaganda. Negli eh, anni ottanta, diciamo, dopo l'inizio dell'apertura con Denzio Ping, negli anni 80 eh, c'è diciamo, eh, diciamo, eh, 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 stata una lenta e molto contenuta apertura delle sale cinematografiche ai prodotti di importazione, ma molto molto limitata, molto moderata. E in quegli anni il numero di sale cinematografiche era molto molto limitato. Il vero salto diciamo, che eh, possiamo eh, osservare inizia nel 1994, quando eh, la Cina e gli Stati Uniti si accordano per, perché la Cina permetta l'ingresso di 10 film all'anno stranieri, in particolare di 10 film americani. Come mai nel 1994 c'è questa svolta? La mia interpretazione, ma anche diciamo, di altre persone che seguono questi problemi, è che nel corso degli anni 90, all'inizio degli anni 90, la Cina è ancora sotto lo shock di Tiananmen e quindi cerca di recuperare un po' eh, la, la situazione, poi nel 94, prevedendo già l'ingresso nel World Trade Organization, che avrebbe eh, obbligato sostanzialmente la Cina ad aprire in modo sistematico il proprio mercato anche nel campo dei prodotti culturali, la Cina eh, incomincia a prendere decisioni per prepararsi a questo cambiamento molto profondo e quindi incomincia ad aprire a 10 film pensando che limitando il numero di film stranieri a un numero così esiguo. Non possa creare un impatto molto forte, uno squilibrio molto forte sulle abitudini dei, dei cinesi. La cosa interessante è che questi dieci film entrano nel mercato cinese su basi commerciali, nel senso che i produttori proprietari dei diritti americani possono incassare una parte dei soldi generati dalla vendita di biglietti e portarseli a casa propria. Quindi questo è un fatto, diciamo, per il mercato cinese molto, molto importante. Però la, diciamo, il, il punto di veramente, come si può dire, di, di, di radicale trasformazione è il 2001, quando la Cina entra nel World Trade Organization e ciò implica per la Cina l'accettazione di alcune condizioni che nel nostro campo riguardano, prima di tutto, portare il numero di film eh, eh, che possono essere importati in Cina da 10 a 20 con l'idea poi progressivamente di aumentare questo numero di, di film sempre film eh, importati su base commerciale ovviamente film che però devono passare al vaglio della censura ma ne parleremo dopo e l'altro elemento è che i cinesi accettano che capitali privati fino a un tetto del 49%, possono entrare anche nelle imprese di distribuzione dei film, che fino a quel momento erano sostanzialmente imprese pubbliche, eh, coordinate da un'impresa un maggiore che era il China, eh, China Film Corporation, e quindi l'idea anche di rendere più dinamiche, più eh, commerciali anche le varie organizzazioni che eh, distribuiscono il film in Cina. Dal 2002 quindi fino al 2010 è un momento di grande ebollizione dell'industria culturale in generale, in particolare del cinema, perché intanto si riconosce nei documenti ufficiali la rilevanza progressiva dell'industria culturale e delle industrie creative come settore importante dell'attività economica, non più come un'attività prevalentemente destinata alla cultura, ma anche un'attività destinata a produrre eh, elementi positivi dal punto di vista economico. E in questo periodo, oltre al fatto del riconoscimento dell'importanza dell'industria culturale, c'è un altro elemento che aiuta a creare un clima favorevole per l'industria cinematografica che è la messa a fuoco delle strategie eh, orientate a far crescere quello che i politologi chiamano soft power, ovvero la, il potere di, eh, 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 legato all'immagine positiva del proprio paese, del proprio governo eh, all'estero. Eh, la definizione di soft power è più complessa di questa, ma probabilmente voi la conoscete. E comunque ci siamo capiti, vuol dire creare attraverso tutti gli strumenti eh, culturali di, promozio, di promozione, eccetera, eccetera, un'immagine positiva eh, del proprio paese in giro per il mondo perché si ritiene che tutto questo favorisca non soltanto i rapporti diplomatici, ma in particolare i rapporti economico-commerciali. Verso la fine del, 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 degli anni dieci di questo secolo eh, ci fa un passo ulter ulteriore in questo campo, perché l'industria culturale e l'industria creativa, insieme al soft power, vengono definiti in alcuni documenti ufficiali come settori strategici della politica cinese. Quindi, diventano veramente nell'agenda cinese nei primi posti. Eh, nel 2007, a proposito del World Trade Organization, si apre una eh, causa tra gli Stati Uniti, seguiti da altri paesi come eh, l'Inghilterra, l'Australia, perché gli Stati Uniti ritengono e denunciano la Cina per non aver eh, riconosciuto e applicato le cose che aveva accettato eh, nel 2001. Dopo quattro anni di discussioni, di dibattito, eccetera, eccetera. In parte il World Trade Organization riconosce che la Cina non aveva rispettato gli impegni e quindi sollecita la Cina a rispettarli. In questa occasione la Cina viene sostanzialmente eh, spinta a aumentare, allargare maggiormente il proprio mercato e portare il numero di film da 20 a 34. Questi 14 nuovi film dovrebbero essere soprattutto quelli destinati a delle sale cinematografiche tecnologicamente molto più avanzate, che sono quelle chiamate IMAX e sono quelle che hanno degli schermi molto molto più grandi di quelli normali. Nel 2012 si, con si concludono questi nuovi accordi con l'idea che erano ancora accordi provvisori perché la Cina non aveva riconosciuto tutto quello che avrebbe dovuto fare e quindi questi accordi avrebbero dovuto riprendersi nel 2016 eh, con un nuovo tavolo di negoziazione, però nel 2016 non è successo niente, sono stati i primi dei primi pour parler, ma poi la cosa non è andata avanti. Allora, vediamo adesso le Funzione che i film stranieri, io concentro l'attenzione su questi aspetti, perché sono stati determinanti per il boom che l'industria cinese ha avuto, di cui poi parleremo. Allora, perché eh, i film stranieri, che in gran parte erano film di Hollywood, hanno avuto una funzione così importante per la crescita dell'industria cinema, cinematografica cinese. Innanzitutto, perché i film eh, hollywoodiani sono, erano e sono tuttora dei film. La maggior parte, quelli prodotti dalle major, quelli si chiamano blockbuster, sono dei film dove ci sono enormi investimenti. Parlavo di un investimento medio 70-80 milioni, ma come voi sapete, ci sono alcuni film che sono costati 150, 200, 250 milioni. E quindi, evidentemente, questi film concentrano il meglio dal punto di vista artistico, dei registi, dei sceneggiatori, della musica, degli effetti speciali, delle scenografie, di tutti gli ingredienti. E quindi sono dei film ad altissima spettacolarità e quindi che hanno la potenza di attrazione sul pubblico, non soltanto americano, ma di tutto il mondo. Tant'è vero che sono studiati per un pubblico che è, eh, diciamo, eh, trasversale a tutte le culture, a tutti i mondi e tant'è vero che i film americani dominano i mercati internazionali. Seconda cosa, la, la capacità attrattiva dei film stranieri eh, aveva due vantaggi. Il primo era quello di riempire progressivamente le sale cinematografiche che crescevano così rapidamente. E le sale crescevano così rapidamente perché, perché come voi sapete, negli ultimi vent'anni c'è stato un boom edilizio enorme in tutti i livelli delle città dalle grandi città metropolitane alle città di secondo, terzo e quarto livello legato a, e legato a questo boom economico c'è stata la creazione di grandi centri commerciali, di grandi mall e uno degli elementi delle componenti fondamentali era una o più sale cinematografiche però poi queste sale bisognava riempirle, per riempirle bisognava attrarre il pubblico e quindi i film stranieri molto più dei film cinesi erano, diciamo, sull'arco dell'anno, erano in grado di attrarre eh, pubblico. E questo era importante perché, perché più biglietti si vendevano, più l'erario cinese incassava soldi, perché su ogni biglietto c'era una tassa più o meno del 10-12%, ed erano soldi che poi il governo cinese in parte reinvestiva nell'industria cinematografica nazionale. Eh, dall'altra il terzo elemento importante è che i cinesi avevano eh, diciamo le autorità, le istituzioni pubbliche cinesi con l'idea di costruire un'industria cinematografica capace di sostenere il software quindi capace di conquistare posizioni nel mercato internazionale dovevano imparare a fare questi prodotti perché non c'era una tradizione di questo tipo in Cina e i migliori da questo punto di vista erano gli americani che da oltre 50 anni dominavano il mercato cinematografico mondiale grazie alla qualità dei loro prodotti. Quindi avere un buon numero di prodotti stranieri, soprattutto hollywoodiani, in circolazione nelle sale cinematografiche avrebbe, diciamo, favorito il know-how anche dei produttori, dei registi, dei sceneggiatori, eccetera, eccetera, cinesi per arrivare a fare dei prodotti capaci di avere successo fuori dal Paese. Eh, le condizioni, però, per, per l'ingresso di questi film era, eh, diciamo, erano eh, abbastanza complicate, nel senso che ognuno di questi film doveva passare. La censura, poi vi, vi dirò alcune voci di questa censura e la censura era molto, molto rigida, talmente rigida, eh, vi, 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 vi anticipo un elemento che forse poi approfondirò dopo, che i produttori cinematografici americani, faccio una parentesi, siccome gli investimenti nei film americani sono diventati così alti, per poter remunerare gli investimenti i film americani hanno assolutamente bisogno di avere accesso ai mercati stranieri perché ormai il 60% degli incassi dei film americani più o meno deriva dai biglietti venduti fuori dagli Stati Uniti. Allora, per garantirsi l'accesso al mercato cinese e per passare la censura, cosa è successo? Che questo a partire dal 2010 più o meno. I produttori americani hanno incominciato a introdurre nei loro film degli elementi, come si può dire, eh, non dico filo-cinesi, ma degli elementi che presentavano la Cina, i protagonisti cinesi, nella, 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 nella narrazione elementi che riguardavano la Cina, positivi. E quindi da un periodo lunghissimo in cui il cinese nel, nel film, era il cattivo, era il malvagio, era quello che tramava, eccetera, eccetera, si è passati improvvisamente a una situazione in cui la Cina eh, era rappresentata positivamente e i personaggi cinesi svolgevano dei ruoli positivi. Guardate, questa non è una leggenda, un'interpretazione, diciamo, di alcuni eh, maliziosi critici. È talmente vero che nel 2014 un gruppo di 20 senatori americani. Hanno fatto un documento eh, molto eh, consistente eh, chiedendo, interrogando il governo, eh, proprio su questo punto, denunciando il fatto che Hollywood stava diventando il promotore del, del, diciamo degli interessi cinesi e quindi di intervenire perché era un elemento che secondo questi senatori non andava bene. Sta di fatto però che Sicuramente i produttori che avevano bisogno di entrare nel mercato cinese stavano attenti a come erano i contenuti dei loro film per evitare che la censura impedisse che loro circolassero. E un secondo escamotage che poi si è aperto eh, negli anni successivi, a partire dal 2012-2013, è stato quello di eh, fare delle coproduzioni con i, eh, con, con i produttori cinesi. E questo rappresentava e rappresenta tuttora un vantaggio perché, prima di tutto, i film coprodotti con produttori cinesi non rientrano nel tetto dei 24 prodotti stranieri. Seconda cosa, per i film coprodotti, permettono ai produttori stranieri di eh, introitare, quindi portarsi a casa propria, delle percentuali superiori a, a quelle degli altri film. E, e quindi questo ovviamente e poi probabilmente perché coproducendo con produttori cinesi sicuramente gli elementi che rispettano la griglia della censura erano più facilmente eh, controllabili eh, le ragioni per, per eh, che spiegano questo boom del, del cinema cinese questa rep, rip, rapidissima crescita di tutte le variabili importanti per analizzare l'industria del, del, del film in Cina eh, sono molto vari, eh, ma per ricordarvi e per capire che diciamo non è stato un elemento che è scoppiato così dal nulla. Prima di tutto è legato al fortissimo processo di inurbamento che si è eh, verificato in Cina. Pensate. Oggi in Cina il 60% della popolazione vive nelle città e nel nuovo piano quinquennale 2021-2025 si prevede che in questo quinquennio altri 5-6 milioni eh, cioè eh, si dovrà passare dal 60 al 65% di persone eh, urbanizzate. Pensate che 25 anni fa soltanto il 30% della popolazione viveva in città. Quindi vedete che negli ultimi 25 anni c'è stata una crescita enorme delle città con la nascita sia di eh, nuove città, ma soprattutto di nuovi quartieri, quindi con nuove costruzioni, nuovi centri commerciali, eccetera, eccetera. Seconda cosa c'è stata una crescita incredibile del reddito delle famiglie quindi maggiore disponibilità per poter spendere per il tempo libero all'interno del quale c'è anche l'attività. Di andare al cinema. Eh, un altro elemento che pochi conoscono è il fatto che ormai eh, oggi si è arrivato oggi, negli ultimi 4-5 anni, si è arrivati a una forma di, di vendita dei biglietti che è prevalentemente online. Tutte le persone, oggi il 90% dei biglietti per andare al cinema è venduto attraverso il telefonino. Questo rappresenta per l'industria cinematografica un grandissimo vantaggio, perché attraverso questo sistema si possono registrare in modo molto più raffinato i dati di consumo dal punto di vista delle fasce d'età, dal punto di vista geografico, territoriale, dei quartieri, delle sale. E tutto questo implica una potenza enorme nel marketing del cinema, che è uno degli aspetti più strategici. Del, del, de, 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 dell'industria cinematografica, cioè sapere dove, quando, come eh, eh, far distribuire un film nelle, nelle sale, per quale stagione, per quali periodi, eccetera, eccetera. Una cosa che dovevo dire prima e che vi dico adesso è che eh, soprattutto a partire dal 2010-2012 eh, i, i film stranieri che hanno sempre avuto un buon successo, hanno raggiunto un tale successo che hanno cominciato a preoccupare le autorità cinesi, perché perché pensate addirittura nel 2012 la maggior parte dei biglietti venduti, circa il 52-53%, era stato venduto per andare a vedere film stranieri. Quindi questo era considerato eccessivo e allora c'è stato un intervento per riequilibrare le, le cose. Gli strumenti che hanno eh, diciamo, seguito questa decisione sono stati, per esempio, quello di riservare alcuni periodi dell'anno, per esempio la stagione in cui eh, si va più al cinema, alla eh, presentazione in sala solo di film nazionali, solo di film cinesi. Quindi c'è un periodo, alcune giornate o alcune stagioni dell'anno della, dell in cui. Nelle sale circolano soltanto film cinesi proprio per calmierare questo successo eh, dei film americani. Nell'ultimo anno, e soprattutto nel 2020, la situazione è migliorata a tal punto. Pensate che tra i primi dieci film per incassi nel 2020, nove film sono stati nove film cinesi prodotti in Cina da produttori cinesi. Questo è un dato enormemente importante perché, perché dovrebbe significare che ormai anche i produttori cinesi, registi, attori, sceneggiatori e tutto quello che comporta fare un film hanno sostanzialmente imparato a fare dei film attraenti, almeno per ora molto attraenti in competizione con i film hollywoodiani per il pubblico cinese e questo è un risultato sicuramente di enorme eh, importanza. Eh, L'altro elemento importante che spiega la crescita enorme del cinema, oltre a quello che avevo già detto che è il favore che le istituzioni pubbliche, il governo ha dimostrato per sollecitare la crescita del, del, dell'industria cinematografica considerata uno degli eh, elementi strategici nell'industria culturale è stato quello che diciamo il, il, il settore della produzione cinematografica si è via via aperto all'intervento di capitali privati e essendo diciamo l'industria cinematografica diventata molto remunerativa ovviamente i capitali privati si sono Riversati eh, di, di tanti generi, soprattutto delle grandi gruppi di internet che incassando cifre colossali hanno investito nel cinema in Cina, ma alcuni di loro hanno investito anche in, in, nel, nel cinema, hanno comprato case di produzione a Hollywood, hanno comprato catene cinematografiche in vari punti del mondo, eccetera, eccetera. Devo andare più veloce perché perché qui eh, il tempo eh, stringe eh, ecco andiamo al allora la censura che vi dicevo è una censura molto eh, complicata perché in realtà eh, non si può prevedere il suo intervento nel senso che ci sono un elenco di punti che la censura prende in conto però L'esame di questa commissione, che credo sia composta da 20-25 eh, personalità, eh, è sempre incerto. Tra i vari punti che eh, la, le, diciamo, questa commissione eh, analizza sono, prima di tutto, la violazione dei principi della Costituzione. Poi non si vuole che i film favoriscano... La frammentazione politica, la frammentazione sociale e la frammentazione territoriale, quindi rappresentare conflitti tra una regione e l'altra, tra una classe sociale e l'altra, eccetera, eccetera. Non si vuole che nei film ci sia una diffamazione delle tradizioni culturali, che non ci sia istigazione all'odio etnico o alla discriminazione sociale. Non si vuole che, nei film ci sia una sollecitazione a come si dice, ridurre, a frammentare l'etica sociale, ad andare contro l'ordine pubblico. Eh, si vuole evitare che ci siano rappresentazioni oscene, quindi erotico-pornografiche. Si vuole evitare che ci sia una promozione del gioco d'azzardo. Si vuole evitare che ci sia violenza e sostegno al terrorismo. O Istigazione ad attività criminale. E ancora un altro elemento importante, si, si fa molta attenzione alla protezione dell'educazione dei minori. Ovviamente, all'interno di queste varie categorie, voi capite che c'è un margine di gioco eh, enorme. Tant'è vero che eh, anche moltissimi film prodotti in Cina non passano le maglie della censura e quindi una buona percentuale di film non trova poi la possibilità di circolare. In molti casi i produttori riprendono i film, li modificano togliendo le parti meno, meno, meno eh, eh, adatte a passare la censura, però non sempre i risultati sono positivi. Veniamo ora ai due ultimi aspetti, ai tre ultimi aspetti. In grande eh, sintesi, allora, perché eh, Hollywood ha interesse a entrare nel mercato mondiale? In parte ve l'ho già detto, però eh, riprendo questo argomento perché, ripeto, è eh, molto importante: molto importante per quella che ancora oggi è l'industria cinematografica eh, più importante a livello mondiale, ma un'industria cinematografica che estremamente importante per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno impiegato moltissimi anni, già nel, prima della Seconda Guerra Mondiale il cinema americano era considerato molto forte e aveva un'ampia presenza eh, in Europa, ma allora anche il film europeo andava negli Stati Uniti. Invece dopo la Seconda Guerra Mondiale, per tutta una serie di vicende molto complesse, i film hollywoodiani sono diventati egemoni quasi sempre, c'è stata una fase negli anni 60 in cui non era, ma negli ultimi 30 anni i film hollywoodiani rappresentano dal 60 al 70% del box office, vuol dire che il 60-70% dei film dei biglietti venduti per andare al cinema sono venduti per andare a vedere, a vedere film hollywoodiani e questa è la stessa cosa in altre parti del mondo, con l'eccezione dell'India dell dove... Invece i film americani riescono a ottenere solo il 15-20% del mercato. Quindi, diventando stagnante il mercato europeo e quello interno negli Stati Uniti, l'unico mercato che ha prospettive di crescita ancora forti è quello cinese, perché ci sono grandi possibilità ancora di sviluppo delle sale cinematografiche e soprattutto perché il consumo medio individuale di film in Cina è molto più basso di quello negli Stati Uniti e un po' più basso di quello in Europa. Mediamente un americano va quattro volte all'anno al cinema, quindi compra quattro biglietti all'anno. In Europa si va 1,92 volte. In Cina è ancora al di sotto dell'1% di un film all'anno. Quindi capite che ci sono margini di crescita molto importanti. e Quindi per un produttore poter piazzare il proprio film nel mercato cinese oggi non è soltanto un vantaggio, ma è imperativo per poter remunerare diciamo i propri investimenti. Il problema cos'è? Come dicevo prima, che però per entrare nel mercato cinese bisogna costruire del, del, delle fiction che tengono conto di una serie di vincoli. E quindi, il rischio per molti produttori eh, americani, ovviamente con l'ira dell'ex presidente Trump, ma anche Biden è abbastanza sulla stessa linea, meno arrogante, ma rispetto alla Cina le prime mosse sono state dello stesso tenore, ovviamente non vedono assolutamente bene eh, questa attività hollywoodiana. E quindi eh, l'interesse di Hollywood al mercato cinese è. Eh, tutt'oggi fondamentale dal punto di vista della Cina alcuni elementi vi ho già detto cioè il vantaggio rappresentato dai film hollywoodiani è che attrae... attra... at... att... 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 essendo molto attrattivi eh, riescono a, a riempire le sale e quindi generano diciamo degli incassi molto più molto molto elevati ma l'elemento diciamo in una visione strategica per le istituzioni cinesi che ha interessato la Cina ad avere eh, diciamo rapporti sempre più stretti con, i, con Hollywood, con i produttori americani, è quello che i cinesi, le istituzioni cinesi hanno capito che l'industria cinese e le sue componenti, gli attori i registi, i produttori, tutto quello che fa un film, devono imparare a fare dei film destinati a un successo nel mercato mondiale e i maestri da questo punto di vista negli ultimi 50 anni sono Hollywood e quindi l'idea di far vedere un buon numero di film olividiani nelle sale ma soprattutto l'idea di spingere le coproduzioni tra produttori cinesi e produttori hollywoodiani in modo tale che i produttori, gli attori, le maestranze cinesi. e che questi, i cinesi imparino con queste coproduzioni e quindi riescono a fare dei film. Ora, il primo risultato sembra abbastanza raggiunto: l'idea che nove film su 10, i primi della classifica per incassi. Siano stati cinesi vuol dire che è migliorata enormemente la qualità dei film cinesi a tal punto che riescono a conquistare per ora il mercato nazionale. Per arrivare sul mercato internazionale i cinesi hanno già raggiunto dei risultati importanti dal punto di vista culturale perché come voi sapete molto spesso negli ultimi dieci anni nei grandi festival del cinema Cannes, Venezia, Berlino, eccetera, eccetera, eh, film cinesi hanno avuto grandi riconoscimenti. Il problema cos'è? Che non basta avere riconoscimenti nei festival, perché sono riconoscimenti soprattutto di tipo culturale, intellettuale. Il problema è che questi film cinesi siano distribuiti nelle sale e raggiungono il grande pubblico, se no l'effetto di soft power non funziona né? e tutto questo è ancora da fare, perché se voi vi rendete conto dei film cinesi che circolano nelle sale italiane, ma è assolutamente la stessa cosa eh, nel resto dell'Europa e eh, stessa cosa eh, in, in America. La distribuzione eh, di film cinesi si conta sulle dita, non delle mani, ma di una mano, eh, e, e, e a certi anni non si distribuisce nulla di tutto questo. Però questi rapporti, questo interesse rispetto a Hollywood ha ovviamente dei limiti. Perché? Perché ovviamente la cultura, anche se nei film hollywoodiani la Cina può avere una rappresentazione positiva, il tipo di cultura familiare, civile, sociale, economica, eh, i grandi valori, le grandi visioni del mondo rappresentate nei film cinesi non corrisponde agli ideali che diciamo il, le istituzioni cinesi vogliono promuovere in Cina e quindi qui esiste un conflitto che per ora non hanno ancora eh, avuto la capacità di risolvere anche un conflitto assai più complicato perché e questa è una mia opinione eh, condivisa anche da altri, ma io sono molto convinto di questo fatto. Ormai e concludo dicendo questa cosa, ormai da molti anni gli ideali del comunismo in Cina non hanno più la forza che avevano precedentemente di aggregazione, di condivisione, di creazione di eh, ideali condivisi. E quindi da molto tempo c'è il problema di sostituire o comunque di integrare questi ideali con altri contenuti culturali, che siano però dei contenuti culturali legati alla Cina, alle sue traduzioni, alle sue caratteristiche. E il cinema, insieme ovviamente alla televisione, sono i due strumenti, insieme alla scuola, ma sono i due strumenti più potenti per diffondere e per rafforzare una visione, una cultura degli ideali, del, degli stili di vita condivisi e quindi di elementi di aggregazione per tenere insieme eh, questa enorme quantità di persone e quindi eh, eh, me mettere a rischio no, i contenuti cinematografici che circolano in Cina, eh, perdendo, diciamo, tra virgolette, l'egemonia culturale nei contributi cinematografici oggi, secondo me, eh, rappresenta un problema serio. Magari si riuscirà a fare dell'industria cinematografica cinese una grande produttrice di film di successo globale. Questo forse sì, ma probabilmente saranno dei film molto commerciali che riprodurranno lo stile hollywoodiano e che quindi andranno in controtendenza rispetto a quello che secondo me le istituzioni cinese vorrebbero eh, fare del cinema come strumento anche di integrazione culturale eh, per quello che riguarda l'Europa nel mercato cinese l'Europa e l'Italia secondo me eh, da una parte, hanno delle competenze e producono dei film che al mercato cinematografico cinese interessa marginalmente, solo per nicchie eh, intellettuali, perché la specificità, la specificità del prodotto cinematografico europeo è quello di considerare il cinema un prodotto, prima di tutto, culturale e non commerciale. E in quanto tale, ha poca circolazione. Pensate che... Gli stessi film europei hanno enormi difficoltà a uscire dal territorio in cui sono prodotti. Soltanto il 10-15% dei film europei vanno fuori dai propri confini. Quindi immaginatevi riuscire a entrare nel mercato eh, cinese. Sì, ogni anno ne entreranno 4-5-6, ma sono eh, totalmente marginali dal punto di vista del successo. L'altro problema, e finisco veramente, è che Diciamo, l'atteggiamento eh, dei produttori europei è un po' quello di andare in Cina a trovare i soldi e poi produrre i propri film. Ovviamente i cinesi non intendono fare delle coproduzioni soltanto per finanziare le esigenze e gli interessi artistici eh, dei, 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 dei registi dei produttori, dei, dei produttori eh, europei italiani. Ma vogliono fare delle vere coproduzioni in cui, da una parte, fare dei prodotti che funzionano, ma quelli che funzionano nello spirito del mercato cinese sono i blockbuster che hanno grandi, grandi investimenti, cosa che i produttori europei non sono in grado di fare. E quindi, insomma, per ora il ruolo e le, i rapporti tra l'industria cinematografica europea-italiana e, e quella cinese sono del tutto marginali magari con alcuni elementi interessanti ma che dal punto di vista eh, diciamo quantitativo dal punto di vista economico industriale hanno veramente un peso totalmente marginale ed è ancora oggi Hollywood che ha il grande peso va bene purtroppo le cose da dire sarebbero ancora tante ma concludo qui vi ringrazio grazie, per l'attenzione. Grazie a lei professore per questa eh, ricchissima lezione, ricca di spunti, attuale e molto articolata. Um, invito i nostri ospiti a formulare le loro domande nel box chat e eh, sarà mia premura indirizzare eh, successivamente al professor Richieri. Visto che non sono ancora arrivate. Mh, Pervenute delle domande, mi permetto... Ah, già... Eh, eh, ci sono già delle domande, ma mi permetto di rompere io il ghiaccio, ehm, perché mi ha, mi ha fatto molto eh, riflettere l'importanza, almeno in Cina, eh, del, eh, appunto del, del cinema cosiddetto tradizionale, quindi ancora molto vivo nelle sale. E abbiamo la testimonianza anche molto recente, proprio i um, dati del box office uh, dell'ultimo capodanno cinese, sono cioè in netta crescita. Probabilmente uno dei pochi paesi al mondo che dopo l'esperienza COVID ha maturato questo, uh, questo, questo risultato ecco, su cinema tradizionale, quindi su uh, sale cinematografiche così un po' come dire, più orientate a un vecchio medium. Ma allo stesso tempo ha fatto anche riferimento, professor, Lei ha fatto, professore Righieri, riferimento a una crescita, un, maggior, un sempre maggiore coinvolgimento di um, attori dell'industria dell'internet cinese che iniziano a investire non solo su um, media, media tradizionali, quindi sulla sala cinematografica, ma anche su delle vere e proprie piattaforme di distribuzione online. Allora, la domanda è: è lei intravede una forma di. Contrapposizione tra questi due segmenti di mercato, cioè tra il nuovo cinema online, smart, eh, smart TV o mobile, con, il media, con la, 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 la distribuzione, diciamo, un po' più classica, cui siamo abituati eh, in Europa, e quindi che tipo di dinamica vede, che tipo di prospettiva. Um, ha, insomma, in mente per quanto riguarda il, il futuro insomma del, del mercato cinematografico cinese. Grazie. Allora, allora eh, come dicevo prima, per ora eh, gli introiti dei, 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 dei film eh, derivano ancora per il 75-80% dalle sale. Però, sicuramente, eh, lo spazio che i sistemi di distribuzione dei film. Eh, online eh, dalla, <coughs> dalla, o, o diciamo con gli strumenti televisivi sta crescendo enormemente il problema cos'è è che in occidente per la prima volta soltanto netflix ha prodotto dei grandi film senza passare attraverso la sala oppure passando contemporaneamente in sala e negli abbonamenti eh, di eh, video on demand. Allora, in Cina, lo sviluppo del mercato del cinema attraverso la rete che sta crescendo non sarà necessariamente un limite per l'industria cinematografica, ma sarà una seconda, terza, quarta forma di remunerazione, come sta avvenendo. Nei paesi occidentali, soprattutto negli Stati Uniti, negli Stati Uniti le sale producono dal 25 al 30% degli introiti del film, ma sono essenziali per il successo che il film avrà dopo, e probabilmente lo stesso meccanismo ci sarà anche in Cina. Il grande Cina. film passerà prima in sala con tutto il marketing necessario e gli investimenti necessari per far affluire in un ambito di tem temporale molto limitato la grande massa di pubblico e quindi concentrare la pubblicità, il marketing eccetera, eccetera e questo film se avrà successo avrà diciamo la possibilità di riscuotere dei diritti molto alti per poter passare nelle altre forme quindi credo che lì pian piano si riprodurrà lo stesso modello economico che si è sviluppato nei paesi occidentali e che oggi vede i grandi distributori di film in rete diventare talmente forti. Pensate, Netflix credo che abbia ormai 130-140 milioni di abbonati in giro per il mondo, e quindi può permettersi di finanziare i propri film senza fare, cioè facendo a meno del passaggio in sala. Eh, eh, perché ha una massa così potente di pubblico, che era. e quindi, probabilmente che in, che in Cina in prospettiva, ma ci vorrà tempo, succeda la stessa cosa. Ma li, i due sistemi di distribuzione non sono in contraddizione. Grazie, grazie professore. Da una domanda di natura ehm, magari economica, passerei a un'altra domanda che invece si concentra sugli aspetti interculturali. Uh, la introdurrei così. Quindi mi chiede Stefano Giovannina, a suo avviso i fattori culturali di maggior intralcio um, per quanto riguarda le esportazioni in occidente del cinema cinese, in particolare eh, se ci sono delle ragioni endogene, ad esempio le ha menzionato la, red la redattrezza artistica, oppure dei motivi di natura esogeni, come la maggiore affinità culturale del pubblico straniero, alla cultura trasmessa da Hollywood. Quindi sostanzialmente come dire, argomentare un po' questi elementi di potenziale intraccio da un punto di vista interculturale. La seconda domanda è invece di in natura metodologica, ci chiede Chiara Lepri ehm, di, consigliare, se in grado di consigliare dei database o delle fonti eh, per approfondire lo studio del del mercato cinematografico cinese quali sono le fonti più autorevoli da consultare per approfondire questa, ehm, questo pilone? Sì, allora eh, il, il primo aspetto è un aspetto che riguarda la Cina ma riguarda anche l'Europa. La ragione per cui l'Italia, la Francia, la Germania esportano poco i loro prodotti è perché il cinema è considerato un prodotto culturale. E in quanto tale riceve un sacco di soldi pubblici per poter eh, 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 realizzare i propri prodotti, ma questa condizione richiede che i prodotti siano rappresentativi della cultura nazionale. Se voi pensate a moltissimi film italiani e li, pensate di poterli vedere all'estero, capite che no, le battute, la trama, i personaggi, cioè l'implicito che c'è nel film. È talmente legato alla cultura italiana che all'estero si perde eh, metà dei significati. Allora, in Cina il problema è molto simile. Più il cinema rappresenta la cultura nazionale, meno è leggibile sul piano internazionale. Allora, lo Stato perché deve aiutare con eh, finanziamenti agevolati, con tutto quello che fa un cinema cinese quando questo cinema è volto soprattutto ad attirare il pubblico fuori per guadagnare più soldi e quindi a rappresentare meno la cultura cinese. Cioè ci potrebbe essere diciamo, un equilibrio, ma ci vorrebbero grandi scrittori, grandi sceneggiatori, grandi registi che riescono a intrecciare elementi di grande spettacolarità con contenuti della tradizione culturale cinese. Questo è già successo, pensate ad alcuni film sudcoreani che si sono visti per esempio nelle sale recentemente, l'anno scorso, due anni fa, e che hanno rappresentato la società coreana di oggi, che però è molto più simile alla società occidentale che non quella cinese, e nello stesso tempo elementi di narrazione molto simili agli elementi a cui l'Occidente è abituato però ci vogliono dei, dei, delle, delle, come si dice, dei registi, degli attori, degli scrittori, dei sceneggiatori che abbiano queste competenze. Non è detto che pian piano non si formeranno, per ora le, i casi sono, sono rari e anche i film studiati per questo mercato sono stati dei flop dal punto di vista eh, economico. Eh, diciamo, io non escludo che sia possibile coniugare limitatamente cultura nazionale e mercato internazionale, però è una, una, un obiettivo estremamente sofisticato ed estremamente eh, difficile. Oggi la Cina non è ancora in grado di fare questo e quindi il, i, 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 i suoi film eh, circolano poco. Tenendo poi conto che una delle forze degli Stati Uniti è che gli Stati Uniti, i film americani investono cifre colossali non solo nella produzione, ma nel marketing. Pensate che l'investimento medio nel marketing, che vuol dire distribuzione, pubblicità, creazione di eventi e di fatti di cronaca per attirare l'attenzione, i famosi separazioni, divorzi, figli incidenti automobilistici degli attori americani e tutto marketing finanziato dalle case di produzione come voi sapete si investono mediamente dai 20 ai 25 milioni di dollari ora nessun produttore cinese è in grado di fare un investimento del genere a livello internazionale per promuovere i propri film poi bisogna trovare nei singoli mercati dei distributori che sia Accollino il rischio di investire nel doppiaggio, nel sottotitolaggio per adattare il prodotto al, al mercato nazionale. Quindi c'è tutta una serie di vincoli che non dipendono solo dal tipo del contenuto eh, del film cinese, ma anche dalla struttura dell'organizzazione della distribuzione. Quindi io penso probabilmente che, siccome negli ultimi 10-15 anni sono andati molto avanti migliorando diciamo sotto tutti i punti di vista no? le performance produttive penso che nel giro di pochi anni riusciranno a fare anche dei prodotti eh, di grande successo. noi dobbiamo considerare che una delle regioni dei successi dei film hollywoodiani non sono soltanto gli investimenti ma anche il potere politico internazionale che gli Stati Uniti hanno esercitato in Europa e nel mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la diplomazia americana è stato uno degli elementi fondamentali per il successo di Hollywood e si è sempre battuta fino a dal piano Marshall nel 46, 47, 48 perché i film hollywoodiani avessero libera circolazione nei mercati europei, eccetera eccetera. Ora la Cina non ha ancora questo potere per poter, dal punto di vista diplomatico, eh, sostenere i propri film. Quindi la costruzione di un mercato globale per i propri film nazionali richiede anche una potenza politica e richiede anche molto molto tempo. Quindi è una cosa che si costruisce nel tempo. E quindi diciamo, vedremo cosa saranno capaci di fare. Invece la cosa meteorologica, guardate, io eh, come eh, Gianluigi sa, purtroppo non parlo e quindi non leggo il cinese, quindi non posso citarvi fonti cinese, anche se in Cina ci sono varie eh, associazioni che hanno, e, e, e poi i ministeri, ci sono i, i famosi libri blu che con eh, Gianluigi abbiamo analizzato attentamente alcuni anni fa e non erano le grandi fonti attendibili, ma oggi forse l'hanno migliorato. Però ormai, siccome proprio perché Hollywood è così interessato e ha così eh, 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 desiderio di, 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 di conoscere il mercato cinese, molti dati sono accessibili anche in lingua inglese. Una fonte è la eh, Motion Picture American Association, che è l'associazione delle major che ha un suo sito internet e pubblica dati di mercato, soprattutto sugli Stati Uniti, ma anche del mercato globale, con i dati quantitativi che vi ho eh, fornito. Sono presi un po' lì e un po' da un'altra fonte che l'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, che ogni anno produce un rapporto, si chiama Focus, con tutti i dati, i dati molto approfonditi anche al di là di quelli che vi ho offerto, eh, sul cinema di tutti i paesi del mondo. Quindi l'elenco dei primi 20 film per incassi, l'elenco eh, di, diciamo, dei produttori, dei distributori, insomma tutta una serie di dati globali che permettono di fare dei raffronti. Oltre a questo, le riviste specializzate, soprattutto hollywoodiane, da Variety a Hollywood Weekly, eccetera, eccetera, una certa regolarità presentano i dati sul mercato cinese. Ultima fonte che io utilizzo regolarmente soprattutto per informazioni tra virgolette oggettive sono le tre pubblicazioni quotidiane in lingua inglese cinesi che sono uh, China Daily, Global Times e il South China Uh, weekly post, uh, post. post. Ecco. e lì uh, con una certa regolarità escono le notizie sulla su, eh, i dati e anche io come avete visto non ho parlato dei contenuti perché non è la mia competenza quella dell'analisi eh, del, del linguaggio degli stili eh, cinematografici e roba del genere ma ci sono molti eh, eh, giornali eh, in lingua inglese che analizzano anche i contenuti quindi chi è interessato a lavorare su questi temi trova eh, a disposizione molte molte fonti poi eventualmente Gianluigi se c'è bisogno di fare delle liste dare dei siti internet o del genere ci mettiamo d'accordo possiamo possiamo fornirli assolutamente Grazie professore Richieri, direi che siamo assolutamente in tempo con l'organizzazione eh, del nostro seminario. Ringraziamo ancora eh, tutti coloro che hanno preso parte a questo, a questo quarto appuntamento del nostro, del nostro ciclo, ci vediamo eh, tra due settimane e ringraziamo nuovamente il professor Richieri per la sua presenza e soprattutto per la sua lezione e le sue risposte. Un saluto a tutti. Grazie, grazie a voi per l'attenzione.